Buon pomeriggio e buona domenica a tutti. Buon pomeriggio, come sempre, dalla Calabria. Gli italiani in Italia e all'estero sono tanti, quelli che ci seguono, quelli che sono sempre presenti, quindi una buona occasione per salutarvi. Il tempo non è bello, non piove, però siamo in diretta in questo momento e vorremmo salutare veramente tantissime persone che man mano si collegano con noi. Anche perché notavo una cosa ieri, una cosa che poi tu ci ragioni, ci pensi, fai delle riflessioni, le riflessioni che vorrei che tutti i calabresi, gli italiani facessero. E allora noi diciamo, ieri ho pubblicato un post che riguarda il dottor Gratteri, il procuratore della Repubblica di Catanzaro, una delle procure, un'eccellenza italiana, una procura tra le più importanti italiane. Ci sono stati circa 4.000 mi piaci e solamente 200 condivisioni. Io mi pongo una domanda, ma se tu sostieni Gratteri, qual è il problema di condividere un post, di condividere una foto? È un problema questo? Basta solo mi piace, come dire sì, ci siamo, però è meglio chi si è guardato si è salvato. Come se appoggiare, sostenere Gratteri diventa anche un problema. Questa sera, se avrò la possibilità, in diretta da Giletti, dirò quello che penso in merito anche alla delegittimazione che vogliono fare al procuratore Gratteri, al fatto che lo vogliono lasciare solo. Guardate, se dovesse accadere qualcosa al procuratore Gratteri, saremmo anche un po' tutti responsabili con questo isolamento, perché il fatto di non affiancarlo significa isolarlo. Non so se vi ricordate due nomi importanti, quello di Falcone e Borsellino. Ecco, ricordate le storie, i film, tutto quello che hanno raccontato. Non è un film già visto? Non è un qualcosa che noi stiamo raccontando e che probabilmente domani avremo sulla coscienza il trattamento, l'isolamento, quello che noi pensiamo? Dove sta il coraggio dei calabresi, degli italiani onesti? Perché qual è il problema? Si dice male non fare e paura non avere. Perché non appoggiare, non condividere una foto del dottor Gratteri? E allora i calabresi, quelli che dovrebbero stare vicino, anzi i catanzaresi, quelli che dovrebbero stare più vicino degli altri province o regioni d'Italia in questo caso, perché questa distanza, questa paura? Perché secondo me c'è un discorso che volete stare con due piedi in una gamba, cioè in una scarpa, scusate, due piedi in una scarpa, cioè mi spiego meglio. Volete in qualche maniera non prendere una posizione forte a favore della magistratura, ma nello stesso tempo vi serve il politico, quel politico che questa sera da Giletti discuteremo. Discuteremo del Consiglio regionale, diremo e parleremo di questi 31 consiglieri regionali della Calabria, discuteremo di queste persone, valuteremo tutto quello che loro hanno detto e stanno facendo e quello che hanno fatto con l'applauso. Diremo cosa pensiamo di questi consiglieri regionali, cosa pensiamo del presidente Arruzzolo. Non so quanto sarà il tempo, un minuto, due, cinque, dieci, ma sarò sempre grato a Massimo Giletti, la può pensare come vuole, sta dando spazio a un calabrese libero, non mi sta censurando, non mi deve dire quello che io devo raccontare e dire in diretta. E sono una persona libera che partecipa a una piattaforma, a una trasmissione nazionale che può avere un grande riscontro televisivo anche per quello che facciamo. Questa è la verità. E allora avete sempre da dire, sempre da discutere. Giletti è con la Lega, che me ne frega a me se ha un pensiero libero o vuole stare con la Lega, con la sinistra, col centro. Io sono lì un ospite e chi fa? Uno può avere un'idea politica ed essere bipartisan e raccontare una verità, fin quando mi darà la libertà, e applicherò quell'articolo 21 che nessuno mi impedisce. Ma scusate, prima di Lino Polimeni, 3-4 volte, c'è stato qualche altro calabrese che ha rappresentato a livello di informazioni, di trasmissione importante, c'è stato qualche altro? Non mi pare. È che il fatto che Giletti desideri Lino Polimeni lì, vuol dire che ci sarà un motivo, crede in tutto quello che facciamo, sa le lotte che facciamo da 30 anni. Quest'oggi ci sarà anche Antonio Belcastro,
e Antonio Belcastro è il responsabile Covid Calabria per quello che è l'emergenza Covid, per quanto riguarda anche i vaccini. Parleremo dei vaccini, si parlerà tanto, spero che possa difendere, dire qualcosa in merito alla fame di lavoro che c'è in questa regione. Il resto, tutte chiacchiere. Allora voi calabresi, se ritenete di rompere le catene e di svegliare le vostre coscienze, quando uno mette un post che è pubblicato prima di questa diretta sulla pagina di Lino Polimeni e che dite di stare, di pensare e di condividere quest'uomo, condividere significa non lasciarlo solo, condividere nella vostra pagina la sua foto, vuol dire stargli a fianco, malgrado la scorta pesante che ha, la vita impossibile che fa. Si può anche sbagliare, si può anche correggere il tiro, si può anche chiedere scusa. Io credo che la Calabria ha una sola chance in questo momento. Sì, per quanto riguarda la magistratura, si chiama Nicola Gratteri. Finita questa chance, è finita la speranza per questa regione. Siamo vicini a un burrone, siamo vicini alla distruzione. La politica, quella corrotta, quella infame, quella fogna che in pratica sta rappresentando come ultima regione della Calabria. Di che cosa dobbiamo meravigliarci? Perché dobbiamo preoccuparci se qualcuno ci critica, se qualcuno che dice che siamo gli ultimi, se qualcuno dice che la sanità è un disastro, se qualcuno dice che i nostri dirigenti sono corrotti insieme alla politica, insieme alla massomafia? Perché dovremmo meravigliarci? Di che cosa? Volete dire qualcosa di più? Dite che la Calabria è meglio di quello che è? Ma se voi accettate il sistema, non sposate questa corruzione. Questa sera lo spazio per la Calabria, alla 7 da Non è l'Arena e dalle ore 22.15 alle 23. 45 minuti, e sono tanti, dedicati alla Calabria. Una Calabria sana che noi vogliamo rappresentare, perché quando si raccontano le ingiustizie di questa terra, noi dobbiamo partecipare e poter dire anche una parola, anche un minuto, anche due, anche dieci, quello che sarà. Ma io sono sempre dalla parte dei più deboli e di chi posso rappresentare al meglio. Grazie di cuore, condividete questo video, condividete il video e la foto precedente a questa diretta di Gratteri. Stiamo lasciando quest'uomo solo, quest'uomo rischia la vita tutti i giorni. È una persona che è stata messa in isolamento in questo momento e qualcuno vuole denigrare e vuole in qualche maniera dire che la sua posizione e il lavoro che sta facendo è un lavoro di niente. Bene, ditelo a quei magistrati, ditelo che stanno lavorando con lui, a quel pool, ditelo alla Guardia di Finanza che lavora su alcune inchieste da 7-8 anni, ditelo all'Arma dei Carabinieri, ditelo alla Polizia, ditelo ai Questori, ditelo ai Prefetti, ditelo a tutti che le cose non vanno bene. Attenzione, il treno passa una volta sola. Se perdiamo il treno di Gratteri è finita per questa terra. Questa sera ci vediamo da Giletti. Grazie.